Una buona serata, buona domenica, per quanto insomma possa esserlo, con una domenica un po' particolare durante la quale ci sono state molte partite che non si sono disputate, alcune per esempio quella del Bonolis che sta per vedere il secondo tempo prendere vita, gara che doveva essere alle ore 15 e che invece è stata posticipata alle 18:30, lo sapete, due casi di positività al Covid nella formazione biancorossa. Tanti problemi, tanti recuperi che ci saranno nel quarto campionato nazionale. Il DPCM di questa mattina del Premier Conte ha bloccato di fatto i tornei dall'eccellenza in giù. Poi vedremo ovviamente quali saranno, se ci saranno, speriamo di no, ulteriori restrizioni. Quello che è importante da sapere è che oggi vi racconteremo una giornata di Serie D a metà, che dalla prossima settimana si torna a porte chiuse nei campionati certamente professionistici, quindi ABC ma anche la Serie D, perché insomma il rialzo dei contagi poi, come avete visto, ha portato il governo a quello che viene definito un lockdown soft, un mini lockdown, chiamatelo come vi pare. Noi non staremo qui a discutere cosa è giusto, cosa è sbagliato. Prendiamo atto di quello che succede, cerchiamo di raccontarvi quello che si gioca. Il primo tempo di Teramo Juve Stabia è terminato sullo 0-0, tra poco il secondo tempo, anzi, come vedete dalla nostra grafica, è iniziato da 9 secondi il secondo tempo. Saluto in regia Maurizio Daguì, che ringrazio, e in redazione, tra un po' lo vedrete, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao a tutti e buonasera. Che vi ha tenuto compagnia in questo pomeriggio, Andrea, un po', dai, mozzato. Beh, a metà. Sì, inevitabilmente sì, ma è inevitabile e dobbiamo abituarci finché ci sarà calcio, speriamo il più possibile, almeno fino alla Serie D, dobbiamo anche abituarci a questi slittamenti. Oggi ad esempio è slittata Cosenza-Lecce, è stata rinviata Cremonese-Brescia che si doveva giocare alle ore 21, sono slittate tre partite del girone C di Serie C, ma diverse altre partite degli altri gironi sono slittate, c'erano stati rinvii in Serie D. Questo è il calcio ai tempi del Covid, finché ci sarà calcio. Assolutamente sì. Intanto, come detto, è cominciato il secondo tempo al Bonolis, partita posticipata alle 18:30. E allora andiamo proprio al Bonolis da Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao Jacopo, buonasera a tutti voi. Allora, raccontaci un po' questo primo tempo che abbiamo potuto vedere tutti gli appassionati di calcio, perché è praticamente in chiaro, basta avere una connessione internet e YouTube, ad esempio, oppure Eleven Sport, per vedere quella che è stata la prima frazione. La prima frazione con tante occasioni, sia da una parte che dall'altra. Il Teramo l'ha rischiata e poi ha rischiato anche che l'ex della partita Tomei gli facesse un gran regalo. Raccontaci un po'. Sì, esatto Jacopo, la gara è iniziata intanto da due minuti in questo secondo tempo, sempre 0-0 tra Teramo e Juve Stabia, squadre con 21 dei 22 che hanno iniziato questa partita, perché la Juve Stabia poco fa ha sostituito Berardocco, che è uscito acciaccato dopo un contrasto nel primo tempo, è entrato al suo posto Bobo. Velocemente il Teramo con Lewandowski, Lasic, Diachité, Piacentini, Tentardini, Arrigoni, Santoro, Ilari, Cappa e Mungo con Pinzauti centravanti come di consueto, e Juve Stabia con Tomei tra i pali, Kodromaz, Trest e allievi in difesa, Garattoni, Vallocchia e Bovo per l'appunto, con Mastalli e Rizzo a centrocampo, oltre a Bubas e Romero in attacco. Un 3-5-2 da parte della Juve Stabia, un po' più accorto rispetto a quello al 3-4-3 visto contro la Cavese. Come dicevi tu, il primo tempo da diverse occasioni, mentre c'è il Teramo in gestione del pallone con Kappa, che però viene formato proprio dal nuovo entrato Bobo, con i biancorossi che hanno rischiato inizialmente su un calcio di punizione battuto dalle retrovie proprio da Berardocco, con Trest che al decesimo per poco non è riuscito ad impattare il pallone a due passi dalla porta, e poi anche al 17esimo Mastalli ha lasciato per Romero, che in bello stile ha superato Piacentini, è andato al tiro con il mancino
vicino, non trovando però di pochissimo lo specchio della porta. Il primo squillo del Teramo è stato al 24esimo, quando dopo un lancio di Arrigoni, l'Asic è andato al cross al volo con Kappa, che di prima intenzione ha indirizzato sul primo palo, ma Tomei è stato molto bravo di riflesso a indirizzare il pallone. Attenzione, gol del Teramo! Arrigoni dalla distanza, Jacopo, il tiro dalla distanza di Arrigoni per il vantaggio del Teramo al quarto minuto della ripresa. Tomei immobile ad osservare il pallone che praticamente è finito sotto il set, sotto l'incrocio dei pali alla destra di Tomei. Il tiro dai 20-25 metri da parte di Arrigoni, forse un po' molle la difesa da Iunestabia, che non è andata in contrasto sul centrocampista e capitano la formazione di Palchi, che ha trovato subito il gol del vantaggio con Andrea Arrigoni, la prima marcatura in questo E allora, Ania, grazie, tra poco torniamo da te. Dunque, l'avete sentito, vantaggio del Teramo con Andrea Arrigoni al quarto della ripresa, con un tiro dalla distanza che si è infilato all'incrocio dei pali. Dunque, ripresa che si apre nel migliore dei modi per la formazione biancorossa. Intanto, sempre in collegamento, lo ritrovo con piacere, ci siamo sentiti in settimana, devo dire la verità, avremmo preferito rivederci di persona, perché io non lo rincontro di persona da tantissimo tempo, e quindi viceversa. Alessandro Battisti, direttore sportivo della Priglia. Ciao direttore. Ciao Jacopo, ciao. Eccoti qua. Le norme impediscono anche a noi, infatti io sono tremendamente solo in questo studio, c'è Andrea che è in redazione, quindi è distante. Ciao direttore. Sono assolutamente... Ciao, assolutamente a distanza con tutti, perché direttore, poi vedremo ovviamente con te soprattutto i recuperi della Priglia, ma parleremo in generale di quella che è una situazione che tra un po' comincerà a diventare anche per i recuperi difficile da gestire. Però rimaniamo innanzitutto, già hai fatto una smorfia che è tutto un programma, cominciamo a vedere i risultati di Serie C e di Serie D, almeno della Serie D che si è giocata, chiaramente. Ovviamente il risultato di Teramo è un risultato parziale, come vedete, 1-0, gol di Arrigoni, come avete sentito, contro la Juve Stabia, Virtus Francavilla Potenza 2-1, la vittoria del Monopoli sulla Cavese 0-1, Avellino Casertana 2-1, Ternana Foggia 2-0, alle 20:30 Turris Paganese, Vibonese, Viterbese, poi Bari Catania il 26 alle 21, Catanzaro Palermo il 4 novembre alle 17:30, riposa il Bisceglie. Peraltro arrivano notizie da Palermo e i positivi sono 19, 15 giocatori e 4 membri dello staff, tra cui Roberto Boscaglia, tecnico dei Rosanero, quindi una situazione veramente, veramente complicata. Vediamo la classifica, che chiaramente è parziale, mancano i recuperi di Bisceglie, Foggia, tutto quello che volete. La cosa importante è che in questo momento il Teramo salirebbe con questo risultato a 14 punti alle spalle della Ternana, che di punti ne ha 15. Poi tutte le altre, vedete quanti asterischi, sembra veramente un campo fiorito, campo minato, il campo minato insomma di chi si ricorda un Windows forse 96, insomma di qualche tempo fa. Vediamo la Serie D, girone F. Questi i risultati delle gare che si sono giocate: campo basso Matese 4-0, la sconfitta del Castelnuovo a Castelfidardo con rete di Giampaolo 1-0, Fiuggi Tolentino 1-1, 1-1 anche a Montegiorgio tra Monte Giorgio e Notaresco, 1-1 nel derby tutto molisano tra Agnonese e Vasto Girardi. I recuperi, poi abbiamo anche una schermata riassuntiva dei recuperi: Pineto Recanatese il 4 novembre, Giulianova Cinzia Albalonga l'11 novembre, così come Rieti Atletico Porto Sant'Elpidio, Aprilia Vastese il 18 novembre. Vediamo la classifica. Peraltro l'Aprilia deve recuperare anche la giornata precedente, che non ha giocato, avrebbe dovuto giocare in trasferta contro il Matese. 13 punti c'è il Campobasso, 11 il Notaresco, 10 la Recanatese, 9 Tolentino e Castelnuovo, 8 Vasto Girardi, 7 Cinzia Albalonga, Monte Giorgio e Fiuggi, 6 Vastese e Pineto, 5 Castelfidardo, 3 Matese, 2 Rieti Atletico Porto Sant'Elpidio, 1 Aprilia, Giulianova e Agnonese. Ma anche in questo caso
Capite da voi che stiamo parlando di numeri, ma solo sulla carta, direttore, perché io adesso a te chiedo, perché voi siete di fatto la squadra che ha giocato un po' di meno, avete due partite da recuperare rispetto a tutte le altre. Io, come ho detto all'inizio, noi non vogliamo, siamo una trasmissione di calcio, non vogliamo entrare nel merito delle decisioni, non ci interessa e non è il nostro compito e non ne avremmo neppure le capacità. Però voglio chiederti, il campionato di Serie D, che è l'ultimo salvaguardato a livello dalla Serie A in giù, con questi problemi, quanto sta rischiando davvero di arrivare allo stop, secondo te? Ma se non cambia qualcosa, credo che lo stop non potrà che arrivare a breve, anche perché i protocolli sono un po' particolari. Noi l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, tra virgolette. Quando c'è un positivo, va in quarantena, isolamento fiduciario, credo si chiami correttamente, tutta la squadra, tutto lo staff, tutti i tesserati che stanno a contatto con la squadra, quindi è un protocollo di difficile, quasi impossibile attuazione, perché come è successo a noi, nessuno, giustamente, massimo rispetto dei protocolli, delle direttive, di tutto, però nessuno si è potuto allenare, nessuno si è potuto per 10 giorni. Si rifaranno i tamponi e quindi si procede a tentoni, perché noi comunque dobbiamo recuperare già due partite, sì. Per quanto ci riguarda. Poi per le altre squadre che andremo ad incontrare, che cosa potrà succedere? Se venisse trovato malauguratamente, speriamo di no, qualche altro positivo, i recuperi. Capiterà di giocare 4 partite in 15 giorni, 6 partite in 21 giorni. Secondo me, ho sentito che il nuovo DPCM prevede l'adozione del protocollo della Serie C, quindi tamponi ogni 4-8 giorni e l'esclusione solamente dei positivi, e quindi il resto della squadra potrà continuare ad allenarsi. Questo penso possa essere una soluzione, non so se definitiva, non so se risolutiva, ma che comunque potrebbe permettere di tirare un po' a campare e vedere fino a dove si arriva. Ma io quello che voglio chiedere al dirigente è, in un torneo come quello della Serie D, perché noi nei mesi scorsi abbiamo sentito soprattutto il calcio a più alti livelli, quello della Serie A, premere tantissimo per ricominciare, anche a costo di fare tantissimi tamponi, tantissimi controlli. Il mondo interregionale, il mondo della Serie D ha sempre detto, ma insomma, noi non abbiamo le disponibilità economiche, non abbiamo la possibilità anche a livello di strutture di isolare i positivi e quant'altro. Ad oggi, 25 ottobre 2020, il mondo della Serie D, almeno nella tua ottica, spera comunque di andare avanti adottando un protocollo come quello dei professionisti, o forse la rete di persone che è nel mondo dei dilettanti quasi preferirebbe dire vabbè, non fa nulla, ci fermiamo un attimo e poi vediamo? Guarda, io non ti so dire, mi sento con un po' di colleghi, con un po' di addetti ai lavori, e sicuramente la voglia di andare avanti, ma anche credo la necessità, perché comunque la Serie D, soprattutto, ma anche l'eccellenza, rappresenta per gran parte dei protagonisti, rappresenta comunque l'unica fonte di reddito e di sostentamento, quindi da parte dei protagonisti, degli addetti ai lavori, dei calciatori, c'è sicuramente la voglia di andare avanti, e credo sia anche giusto cercare di trovare le soluzioni migliori per poterlo fare. Noi ad Aprilia, nello specifico, penso che di Serie D abbiamo purtroppo solamente la qualifica, perché noi abbiamo un centro sportivo e strutture spogliatoi
noi potremmo far allenare tranquillamente tre squadre nei nostri spogliatoi, quindi noi siamo un caso a parte, però credo sia difficile rispettare le regole. Protocollo dei professionisti, quattro tamponi, un tampone ogni 4-8 giorni, 30 tamponi, quanto fa? Chi è che se lo può permettere? Certo. Quindi quelle sono le difficoltà oggettive che questo mondo e questa, come dire, questa realtà andrà ad incontrare presto, purtroppo. Eh sì, cominciamo un attimo anche la discussione riguardo al calcio giocato, poi ovviamente il Covid ci seguirà come un'ombra, ovviamente. Ti chiedo, visto che insomma è in campo, sta giocando il Teramo, ma soprattutto sta giocando Domenico Mungo. La domanda era inevitabile, te la dovevi aspettare. Avevi pensato che Mungo facesse, cioè pensavi che facesse tutta questa fatica ad entrare all'interno, sì, l'anno scorso, ma anche quest'anno, all'interno del meccanismo Teramo? Per un giocatore che, lo ricordiamo, veniva dalla Serie B. Sinceramente no, perché comunque, come hai detto giustamente tu, a parte il fatto che venisse dalla Serie B, credo sia un giocatore che abbia delle qualità veramente, veramente importanti per questa categoria, lo ha sempre dimostrato. Però penso che quella dello scorso anno comunque sia stata un'annata un po' particolare per il Teramo, e quindi probabilmente avrà incontrato molti più problemi di quelli naturali e previsti, quindi quello ci può stare. Però ecco, io penso che sia assolutamente in grado di ritagliarsi un posto da assoluto protagonista, me lo auguro, e penso che insomma lo stia dimostrando sicuramente, quindi sarà sicuramente un punto di forza quest'anno per la squadra biancorossa. Ania, come sta giocando Mungo? Facciamo un po' un'incursione a Teramo, perché a questo punto insomma ne abbiamo parlato. Ti chiedo come sta giocando. Poco fa è andata la conclusione, terminata di poco al lato. In generale quest'oggi non benissimo, ci sono state alcune occasioni in cui poteva essere più pronto. Anche pochi minuti fa c'è stata una bella ripartenza di Diakité, Mungo invece di tirare subito ha tergiversato un po' in area, e anche nel primo tempo insomma su un paio di occasioni forse ha sbagliato scelta, però rimane, come dice il DS, un giocatore di qualità differente insomma rispetto agli altri, anche rispetto a questa categoria. Forse gli manca, ecco, un po' di continuità nel dimostrarlo. Dai, gli diamo un 6 per il momento, va bene? Per il momento sì, proprio adesso ho provato a controllare un pallone al volo, poi l'ha recuperata la Juve Stabia, che prova adesso a gestire la sfera. Siamo intanto giunti al 16° di questo secondo tempo, sempre Teramo in vantaggio 1-0 sulla Juve Stabia. Grazie. Allora, vediamo anche il campionato regionale di eccellenza che, e vado tra un po' da Andrea, oggi Andrea di fatto era l'ultimo turno da giocare, sì. E capite anche dalla schermata il motivo, 5 rinvii, è evidente che un campionato, anche se è massimo campionato regionale, non poteva probabilmente reggere. Sì, perché poi sono capitati casi, ecco ad esempio nella Torrese si è partiti da uno, si è arrivati a 10, 5 casi all'Aquila, poi Penne, che era stata esposta alla partita con l'Aquila, quindi Penne ha chiesto giustamente il rinvio. A Capistrello sembra che ci siano stati dei familiari di giocatori contagiati, quindi i giocatori sono andati in isolamento e quindi rinvio anche lì, un caso mi pare anche nel Ponte Romano, quindi poi lì è chiaro che basta un caso e bisogna fermarsi, perché nei professionisti il caso viene isolato, gli altri vengono sottoposti a tampone e poi possono scendere in campo. E in questo caso no, non ci sono i tempi, non ci sono le possibilità, quindi basta un caso e si resta fermi, oppure bastano 0 casi, ma l'esposizione in una partita precedente a una squadra dove c'è stato un caso e tutto si ferma. Il risultato sono 5 rinvii di oggi in un campionato che si ferma sempre oggi e che nella migliore delle ipotesi riprenderà dopo il 24 di novembre, cioè quando scadrà
questo DPCM, ma insomma ci aspettiamo altri provvedimenti in futuro se continua la curva dei contagi a salire in questo modo, quindi non sappiamo quando poi il campionato di eccellenza riprenderà. La prima data utile è subito dopo il 24 di novembre, però c'è il rischio che si vada ben oltre. Però oggi soltanto 4 partite, come abbiamo visto. Eh sì, ma ce ne sono almeno altre 4-5 da recuperare delle giornate precedenti. Le vediamo, vediamo la schermata dei recuperi che ci saranno, ovviamente. Sono 4 di questa giornata e 1 Matesia Briglia della giornata precedente. Noi abbiamo preparato. Sì, questo per la D, dico in eccellenza, c'erano tante partite già. No, io adesso volevo tornare un attimo alla Serie D, perché stiamo facendo. Adesso cominciamo a vedere le immagini delle gare, ovviamente, che si sono disputate. Sono tutte di mercoledì, il 4 novembre c'è Matese Aprilia, che è la giornata, non questa, ma quella precedente, che era l'unica rinviata della giornata precedente. Nello stesso giorno si recupera Pineto Recanatese, che si doveva giocare oggi. Il mercoledì successivo, l'11 novembre, sia chiaro, queste partite tutte a porte chiuse, 11 novembre Rieti Atletico Porto Sant'Elpidio, gara che si sarebbe dovuta giocare oggi, così come si sarebbe dovuta giocare oggi Giulianova Cinzia Albalonga. Ovviamente giocando il 4, il primo recupero, la Priglia con la Vastese, la giornata di oggi non la recupera l'11, la recupera il 18. Va bene, poi ci torneremo su questa schermata, però cominciamo innanzitutto con i servizi. Ci andiamo a vedere il pareggio del Notaresco a Monte Giorgio, 1-1, e poi lo commentiamo. Termina con un pareggio sostanzialmente giusto il match del Tamburrini tra Monte Giorgio e Notaresco, una gara divertente nel primo tempo dove si sono susseguite diverse occasioni da gol, mentre più bloccata nella ripresa dove a farla la padrone è il nervosismo. Il primo a farsi vedere è il Monte Giorgio, all'ottavo con Omiccioli che ruba palla al limite e affrulla, e serve Cucù che ci prova, il tiro viene ribattuto, poi sulla prima palla vagante si avventa Zancocchia che spara altissimo. Al decimo Marani rischia moltissimo rinviando addosso a Cesario, ma buon per lui, il pallone finisce fuori. Al tredicesimo ci prova lo stesso Cesario all'interno dell'area di rigore, ma Perini respinge. Un minuto dopo è ancora Notaresco a farsi pericoloso con Vanegas che serve Lattarulo che mira il palo più lontano, ma il pallone sfila fuori. Al ventesimo il risultato si sblocca. Omiccioli calcia una punizione della propria metà campo pescando alla perfezione Cucù che mira al volo l'angolo più lontano, laddove Sciba non può arrivare. Esplode il Tamburrini per il secondo gol stagionale del numero 10 di casa. Il Notaresco non demorde, al 34esimo va vicino al pari con una punizione bomba di Frulla che impegna Marani alla respinta di pugno. Al 37esimo i rossoblu abruzzesi la impattano, punizione il solito Frulla, la palla a Gallo che fa sponda verso il secondo palo dove Cesario insacca. Nella ripresa le azioni si contano solite di una mano, al quinto Cucù ci prova dalla lunga distanza ma non inquadra la porta. Tre minuti dopo grossa protesta di Banegas che viene atterrato da Montanaro in area, ma l'arbitro farà proseguire. Al 28esimo azione sulla destra lo scatenato Banegas che mette in mezzo dove Lattarulo in piena area di rigore gira verso la porta, ma Marani si allunga e respinge. Al 32esimo ci prova Pampano, facile per Sciba. L'ultima emozione in pieno recupero con Cucù che ci prova su punizione, ma Sciba va sul pallone e su questa azione l'arbitro fischia tre volte per un pareggio che può stare bene ad entrambe le squadre. Sono molto contento della prestazione, secondo me abbiamo dato tanto, abbiamo dato quasi tutto tutti. Quando un allenatore, quando una squadra dà tutto, l'allenatore è soddisfatto. Abbiamo creato pure abbastanza, secondo me, con degli errori, però c'era la giusta mentalità. Abbiamo incontrato una squadra forte, lo sapevamo. Penso che noi ce la siamo giocata alla pari e questa è una bella soddisfazione. Penso che il pareggio è stato un giusto pareggio, ma soprattutto penso è stata anche una bella partita da vedere. L'avevamo preparato in questo modo qui, sapevamo che davanti ci avrebbero creato tanti problemi, la difesa si è mossa bene, ma io non direi solo la difesa ma anche il centrocampo e attacco hanno fatto una buona fase difensiva. Un rammarico secondo me perché potevamo ripartire tante volte, soprattutto giocando con i tre over davanti potevamo creare qualcosina in più, però sono stati anche errori dati tecnicamente che ci può stare dopo una partita con un'intensità veramente molto elevata. Difficilissimo, sia per la squadra che abbiamo affrontato
e sia per il campo, e lo sapevo che era una partita molto molto difficile, e portiamo via un punto e quindi continuiamo a non perdere, che è la cosa importantissima. E è logico che oggi non potevamo fare qualcosa di più, e loro sono stati molto, molto più aggressivi di noi, specialmente all'inizio, e questo non deve succedere, perché se vogliamo vincere le partite dobbiamo partire come loro. Poi dopo di questo siamo stati anche bravi a recuperarla, e poi il secondo tempo è stata una partita dove noi potevamo fare gol su un paio di situazioni, forse su un fallo su Pocio, su Banegas in area di rigore, però è una partita che alla fine è un punto che noi muoviamo la classifica e siamo contenti di questo. Un punto per il Notaresco, il Monte Giorgio si conferma, squadra Andrea pericolosissima tra le mura amiche, soprattutto al Tamburini, mentre in trasferta magari fa un po' più fatica, però insomma anche non perderle probabilmente queste partite è importante. Sì, ho visto Epifani che lamentava un inizio di partita non ottimale dei suoi, poi bravi comunque a rimontare. Il Monte Giorgio a casa sua è difficile da affrontare, è una squadra ostica con gente di categoria. Peraltro è un campo dove anche lo scorso anno il Notaresco dei Miracoli di Vagnoni fu fermato sullo 0-0, ci furono miracoli del portiere Ginestra e quella partita il Notaresco rischiò seriamente di perderla dopo una striscia entusiasmante di vittorie che si interruppe proprio al Tamburini, quindi è comunque un campo ostico, bravi i giocatori di Epifania a rimontarla, bene Cesario che ha sfruttato l'opportunità, sostituiva Dos Santos e ha realizzato il gol del pareggio, certo che però oggi con un Dos Santos in più il Notaresco avrebbe potuto puntare anche all'intera posta, perché comunque avrebbe dato il suo contributo. Peccato. Poi nel secondo tempo Notaresco non ha saputo spingere per trovare i tre punti, però davanti c'era una squadra forte che lascerà non tanti punti alle squadre avversarie sul suo campo, anche se c'è un episodio che può far discutere. Sì, vediamo? Sì, un atterramento di Banegas, qui non siamo molto aiutati dalla profondità, resta qualche dubbio, certo che dalla dinamica, se l'arbitro che è stato molto deciso avesse concesso il rigore forse non ci sarebbe stato granché da scandalizzarsi, perché l'intervento del difensore del Monte Giorgio in scivolata con un Banegas lanciato è piuttosto scomposto e rischioso. Adesso io voglio il giudizio di un ex difensore, sì. Però non è mai rigore. No, scherzo, si vede che prende la palla, però penso che prima di prendere la palla ci sia stato un contatto, lui la prende, però penso che prima di toccare il pallone, appunto, credo che abbia toccato il giocatore. Direttore, il Notaresco dopo la grande annata dell'anno scorso sta continuando in un'annata ad alto livello. Squadra dove può arrivare? Cioè, probabilmente forse è un pelino dietro il campo basso? Speriamo che si fermi domenica, perché noi verremo a giocare a Notaresco, quindi congiuri a parte che farà l'amico Massimo e Paolo, quindi scherzi a parte, è una squadra forte, è una squadra che lo scorso anno io credo che stava facendo veramente, veramente un miracolo bello, che avrebbe veramente scritto una pagina storica ed importante. Però la cosa che secondo me è da sottolineare è, come dire, è il fatto di essere ripartiti, quindi il fatto di credere in quello che è stato fatto, il fatto di cominciare a costruire qualcosa, e quindi secondo me questo è una dimostrazione di solidità, di lungimiranza da parte della società, perché anche quest'anno credo che abbiano una squadra forte e lo stanno dimostrando, e quindi io penso che Campobasso sicuramente potrebbe essere una squadra, noi purtroppo l'abbiamo già incontrata, che non dico che potrebbe fare un campionato a sé, perché in Serie D campionati a sé penso siano impossibili, però credo che Notaresco e altre due o tre squadre sicuramente gli daranno filo da torcere fino alla fine, perché ripeto, sono squadre costruite
per fare bene e terranno duro. Poi lo vediamo anche il servizio del Campobasso, perché oggi purtroppo non potendo far vedere, a parte Notaresco e Castelnuovo, le nostre, perché semplicemente non hanno giocato, poi ovviamente faremo vedere anche il Campobasso. Buonasera, ma è possibile sapere nel Teramo chi sono i contagiati? Aria, chi sono i contagiati? Sono Pedro Costa Ferreira e Francesco Bombaggi, che tra l'altro domani ripeteranno il tampone come da prassi, insomma, per accertare la positività che è uscita, che è venuta fuori questa mattina, ecco, dopo il tampone, il ciclo di tampone che è stato eseguito ieri mattina, quindi sabato, domani loro due ripeteranno, mentre tutti gli altri sono già risultati negativi in virtù dell'ulteriore ciclo di tampone a cui sono sottoposti questa mattina. Ci fai un minuto di cronaca, poi andiamo in pubblicità? Sì, siamo al 29esimo, sempre con il Teramo in vantaggio 1-0 sulla Juve Stabia che qualche minuto fa ne ha cambiati tre, ma finora con scarsi risultati. Sono entrati Scaccabarozzi per Vallocchia, oltre a Orlando per Rizzo e Fantacci per Bubas. Proprio Bubas, prima di uscire, ha provato un tiro dalla distanza che si è spento di poco all'altro, ma per il resto è soprattutto il Teramo a trovarci anche dopo il vantaggio. Attenzione a questo fraintendimento, per poco non ne approfittava Garattoni, un fraintendimento, un principio di fraintendimento tra Piacentini e Lewandowski. Fortunatamente poi il pallone è uscito dal fallo, è uscito in fallo laterale. Poi c'è stato anche un altro tentativo da parte della Juve Stabia con pallone che però si è spento sul fondo, con nello specifico Scaccabarozzi che ci ha provato dal limite dell'area, però senza esito per la formazione gialloblu. Vi dicevo di un Teramo che comunque ci sta provando anche dopo il vantaggio. Ci ha provato K ad invitare Arrigoni al nono minuto con Tomei, che però in quell'occasione è riuscito ad indirizzare il pallone in angolo. Mezz'ora proprio in questo istante, sempre Teramo avanti 1-0 sulla Juve Stabia. Noi rientriamo, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, è terminata la sfida del Franchi in Serie A tra Fiorentina e Udinese, è terminata 3-2 con doppiette di Castrovilli da una parte e Okaka dall'altra, ma il gol di Milenkovic per la Viola, 3-2, giusto per complicarmi ancora un po' il fantacalcio. Comunque questi non sono problemi di nessuno se non miei. Direttore, ti faccio vedere delle immagini. Visto che parliamo di Aprilia e parliamo di te, vi faccio vedere, insomma, delle immagini del 2012, Eteri dall'altra parte della barricata. Questa è una semifinale, se non erro, playoff 0-0, presente il sottoscritto al Quinto Ricci. Te sorridi, ma c'era tantissima tensione quel giorno, ecco, che ricordi hai? Quello fu, noi incontrammo l'Aprilia quell'anno, veramente loro avevano costruito una squadra importantissima, a iniziare dall'allenatore, perché presero Vivarini, che l'anno prima era stato da noi. Quello, aspettami, ci sono due. Quella è la semifinale, sì, però. No, questo penso che sia il campionato regolare, però. Questa sì, perché questo mi sa che era. Questo è il campionato regolare. Questa mi sa durante il campionato, ma noi quell'anno facemmo un campionato importante. Sai perché ho riconosciuto che il campionato regolare, a parte il fatto che il tempo era molto peggiore il giorno della semifinale, era molto più nuvoloso, e poi c'era molta più gente da Chieti dall'altra parte. No, ma poi mi ricordo che c'era molta gente da Chieti e c'era altrettanta gente fuori, perché con la tessera del tifoso non poterono entrare. Per noi fu una stagione importante, perché comunque quello è un anno dove noi ci fermammo purtroppo alla semifinale, reduci dall'anno precedente dalla sconfitta in finale playoff, quindi, però obiettivamente facemmo due campionati veramente, veramente importanti, ragazzi, ecco, che come Mungo, come tanti altri, che Verna, tanti li dimentico, in quell'anno lì, insomma.
hanno poi dopo... Guarda, questo che vediamo è Rinaldi, poi c'era Jonathan Alessandro, se non erro, non vorrei, vado a memoria, c'era anche Migliorini in difesa, ricordo bene. L'anno precedente c'era Migliorini, poi c'era Del Pinto, c'era Verna, c'era Di Noia... parecchi ragazzi, ma noi diciamo che la nostra mentalità e le nostre possibilità erano quelle di prendere tanti ragazzi, tanti giocatori appunto che facessero comodo oltre a livello tecnico anche alle casse societarie, quindi furono anni belli che ricordo con grande nostalgia, ma anche con grande come dire serenità e contentezza, perché abbiamo veramente fatto delle stagioni importanti. Che hai provato quando sei tornato di fatto nel calcio che riguarda la nostra regione? Perché insomma l'Aprilia fino all'anno scorso era nel girone G, adesso è tornato nel girone F, e insomma quando hai saputo che si tornava a giocare con le squadre abruzzesi? Guarda, io i gironi centro-meridionali diciamo li ho fatti tutti, e quindi quando ho saputo di tornare in Girone F mi ha fatto ovviamente molto piacere, anche perché è l'unico che sono riuscito a vincere, ma scaramanzia, non per scaramanzia, ma perché comunque scherzi a parte, ma soprattutto ritrovo tanti amici, ci sono... miei ex allenatori, ci sono miei ex compagni di squadra che adesso allenano e che c'è qualcuno che ancora gioca, perché Dalla ancora gioca con il Giulianova tra l'altro, quindi mi fa piacere perché è un po' tra virgolette come tornare a casa, quindi sono molto contento di essere tornato qui in Abruzzo. Senti, nel campionato che hai lasciato, perché io, tu te lo ricorderai, io lo conservo ancora il biglietto. Nel girone G, perché l'anno scorso siamo venuti io e Andrea a trovarvi, perché c'era, è vero, derby, era lo scontro Latina-Aprilia, ma era lo scontro da due direttori sportivi abruzzesi. Ti chiedo, di là nel girone G, chi lo vince il campionato? Perché abbiamo visto, Monterosi va molto forte, il Latina è pur sempre il Latina, chi lo vince di là? Beh, ovviamente faccio il tifo per l'amico Marcello, quindi mi auguro veramente che possa vincere per lui, per una piazza come Latina che sicuramente merita tanto. È un girone complicato, mi ricorda un po' quello di due anni fa che vinse l'Avellino, dove ci sono 4-5 squadre fortissime. Io ti dico la verità, io all'inizio la mia favorita era il Latte Dolce, perché credo... ha cambiato poco negli ultimi due anni, ha preso giocatori ancora più forti, ha migliorato la squadra, però Latina, allenatore importante, forte, si fa giocare bene la squadra, Marcello ha creato, come dire, un gruppo di giocatori giusti, c'è il Savoia, il Monterosi ogni anno fa la squadra per vincere, secondo me è un girone complicato, un girone duro, però ecco, chi parte bene in questo campionato poi riesce ad affrontare meglio le difficoltà, e quello che sta facendo il Latina secondo me è qualcosa di importante, e mi auguro che riescano ad arrivare fino alla fine. Noi ci andiamo a vedere, prima abbiamo visto, queste sono le immagini di Latina Torres, terminata 3-0, peraltro a proposito prima ho nominato Jonathan Alessandro che gioca proprio al... tu conosci molto bene. Ci andiamo a vedere, prima di vedere il servizio sul Castelnuovo, il servizio della vittoria del Campobasso 4-0 contro il Matese. Vediamo. Il Campobasso infligge un 4-0 al Matese che dà sicuramente l'idea dell'andamento della partita. Ben poca contesa fra la straripante squadra di Cudini e quella malcapitata selvapiana di Corrado Urbano. Erano davvero anni che non si vedeva un Campobasso giocare così bene e stare sul pezzo in questa maniera sin dalle prime giornate. Conferma in porta per Piga ed in attacco per Zammarchi. Fuori ancora Sforzini per infortunio e Brenci per uno stato influenzale. Arbitra Mastro Domenico di Policoro.
Al quinto, da angolo di Esposito, spizza Cogliati, la palla carambola su Dalmazzi che a pochi passi dalla linea di porta non riesce nella deviazione giusta. È il campo basso a fare la partita, all'undicesimo incursione di Esposito in area con destro al lato. Solo un minuto più tardi, violento destro da fuori di Candellori con la palla che si alza di pochissimo sulla traversa. Al 17esimo i rossoblù passano, angolo di Van Zan, stacco prorompente in area di rigore da parte di Bontà, palla contro il palo e poi in rete, campo basso avanti legittimamente. Lo stesso autore del gol non ha intenzione di fermarsi, al 23esimo sfiora il raddoppio dopo preciso assist dal fondo di Van Zan, la palla non esce di molto. Il campo basso crea davvero una mole di palle gol, deve passare un altro minuto per un diagonale di Esposito schiaffeggiato miracolosamente da Bruno. Ne nasce un angolo per i rossoblù, il pallone guarda caso è smistato dallo stesso Esposito per l'inserimento di Candellori, l'appoggio a Cogliati, pallone che torna al numero 8 che calcia trovando una deviazione di Russo che diventa assist per Dalmazzi, il quale cincisca e con il destro si calcia il pallone sul piede sinistro, grossa occasione che sfuma. Al 34esimo il mancino di un Candellori molto volitivo finisce a lato, il copione vede uno stradominio rossoblù che al 40esimo vede il suo coronamento, bravo Tengoranga ad inventare un corridoio per Cogliati, diagonale implacabile, campo basso sul doppio vantaggio. La conferma di un'unica squadra sul terreno di gioco arriva soltanto un minuto più tardi, Van Zan è bravo ad offrire al centro dove sempre Cogliati, a non arrivarci per pochissimo. Matese in grossa difficoltà a Selvapiana, al 44esimo molto abile Van Zan a ricucirsi uno spazio, a calciare anche se la sfera non inquadra la porta. 30 secondi dopo Esposito prova a calciare ma trova la respinta di Costantino, regolare per il direttore di gara che fa ampio cenno di giocare. Nell'ultimo minuto di recupero il campobasso realizza il tris, cross di Van Zan, testa di Bontà che si scontra con Albanese, il quale rimane a terra dolorante. Il tutto prosegue regolarmente con Esposito che mette a terra e palleggia, servizio involontario di Russo a Bontà che trafigge per la terza volta la porta campana, sua doppietta personale. Il Matese di Corrado Urbano prova a cambiare dal primo della ripresa facendo entrare Masotta e Minicucci al posto di Tretola e Langelotti, mentre Cudini al terzo è costretto a far uscire Fabriani per infortunio, al suo posto dentro Martino. Esposito show al quarto quando in area di rigore il talento rossoblù decide di girarsi e scagliare un sinistro violento ad incrociare che non lascia scampo a Bruno. La tifoseria esulta mentre Vittorio è festeggiato dall'abbraccio dei suoi compagni, campo basso sul 4-0 ad inizio secondo tempo. La partita in pratica termina qui, proseguono i cambi dentro Tommasone del Matese, prodotto del settore giovanile dell'Inter, fuori Negro. Cudini fa entrare Di Domenico Antonio al posto di Zammarchi. I rossoblù potrebbero arrotondare all'undicesimo con un destro di rara precisione di Candellori che batte contro il palo, sfortunato il giocatore. Il Matese prova a farsi pericoloso al 17esimo dal cross di Masotta, stacca Abreu ma senza spaventare Piga. Al 29esimo c'è gloria anche per il portiere cagliaritano del Campobasso che è bravo a chiudere nella doppia circostanza Tommasone, servito da Minicucci. Buona occasione ospite, sostituzioni di casa integrate da Sbardella che rileva Menna e da Vitali che prende il posto del capitano Bontà, il quale esce da un altro lato del campo e si concede gli applausi passando sotto la Nord Scorrano. Intorno al 42esimo il destro al giro di Masotta è impreciso, dentro nei rossoblù anche Capuozzo al posto di Van Zan dal 43esimo. Al 44esimo pallone smistato da Vitali per la girata di Sbardella, pericolosa ma che viene respinta. Il campo basso ed il suo pubblico si salutano a fine gara per un abbraccio che sa di appuntamento a data da destinarsi, secondo le nuove disposizioni, Serie D in campo ma a porte chiuse almeno fino al 24 novembre. Poi chissà, gli sportivi rossoblù in questo momento fremono anche per questo. Eh sì, certo, a Campobasso ovviamente vedono la possibilità del successo in campionato, ovviamente non vogliono che si fermi. Andiamo in collegamento, saluto Stefano De Gidio, attaccante del Castelnuovo, ciao Stefano, e anche Stefano Recanati, ciao Stefano, i due Stefani. Ciao, ciao a tutti, ciao. Siccome siamo al 46esimo, Ania, quanto manca? Siamo al 46esimo esatto, sono stati 4 minuti di recupero accordati dal direttore di gara, quindi si giocherà fino al 49esimo qui al Donolis con la Juve Stabia che sta andando a battere un calcio d'angolo. Se vuoi, Jacopo, lo seguiamo, certo. Insieme c'è Mastalli
nei pressi della bandierina ad incaricarsi della battuta di questo corner. Il pallone in mezzo, Mischienara, attenzione al colpo di testa tentato da Bovo, che però indirizza il pallone sul fondo, quindi occasione potenziale per le Vespri, che però non riescono a concretizzare, e finora hanno fatto davvero poco per provare a conquistare perlomeno un pareggio qui a Bonomis. E allora, tra poco torniamo da te, perché ovviamente vogliamo il finale in Teramo Juve Stabia. Intanto io chiedo a Stefano De Gidio, il Castelnuovo o vince Stefano o perde. La via di mezzo non esiste in Nero Verde. Sì, questo è il trend che ci si presenta in questo momento. Non sappiamo pareggiare. Oggi è andata molto, molto male. Il Castelfidardo aveva il pallino del gioco più o meno per tutta la partita, non li abbiamo saputi affrontare oggi, alla fine poi abbiamo perso. Sì. Ti faccio rivedere il servizio della partita, Castelfidardo 1, Castelnuovo 0, vediamo. La sfida delle matricole del girone F della Serie D e dei Castelli va ai marchigiani del Castelfidardo, che hanno battuto 1-0 gli abruzzesi del Castelnuovo. Una vittoria meritata, quella ottenuta dai fidardensi, che questa volta ad una prestazione di buon livello, come nelle precedenti due gare, hanno abbinato anche la conquista dei tre punti. I padroni di casa hanno di fatto dominato l'incontro sin dalle prime battute, proponendo un gioco veloce sugli esterni e con una linea d'attacco a tre con Gnambè, Giampaolo e l'ottimo Bracconi a garantire anche la fase difensiva sul possesso palla avversario. Il Castelnuovo di Guido Di Fabio è apparso al di sotto delle aspettative. Sbarbati, uno degli ex, l'altro era Terrenzio, ha avuto pochissimi palloni giocabili e in mezzo al campo il baby Basilico non è stato all'altezza delle precedenti prestazioni. Per 27 minuti abbondanti il pallino del gioco è nelle mani di Didio e compagni, che provano a spaventare Natale con Cusimano dopo appena 3 minuti. E un attimo dopo Natale deve intervenire a mani aperte per respingere un'insidia da pochi metri. Il gioco dei locali è gradevole perché si sviluppa su entrambe le corsie e con interessanti verticalizzazioni. Terrenzio è chiamato al salvataggio sulla linea, sulla rasoiata di Fermani. Castelnuovo non pervenuto, solo nel finale di tempo si affaccia nella metà campo locale con un traversone dalla destra che David blocca in presa alta. Nella ripresa i biancoverdi ripropongono lo stesso ritmo dei primi 45 minuti di gara e dopo appena 80 secondi trovano la rete del successo. Gnambè vede l'inserimento in area di Giampaolo, che tra due difensori riesce ugualmente a calciare in rete. Tiro non forte ma angolato, nulla da fare per Natale. Neroverdi che provano a riorganizzarsi subito. Di Ruocco impegna David in una parata a terra non difficile. Mister Di Fabio inserisce forze fresche, Olivi e Bregasi al posto di Morganti e Basilico, riassetta la squadra, ma di rifornimenti per Sbarbati neppure l'ombra, tant'è che l'attaccante ci prova dalla distanza ma senza grandi pretese, è il 31esimo. Il Castelfidardo la partita però non la chiude, così nelle battute finali dell'incontro, recupero compreso, subisce l'assalto degli avversari che si rendono pericolosi con un piazzato di Loviso che spaventa David, ma nessuno è pronto a spingere in fondo al sacco il pallone. Alla fine è giusto così, il successo del Castelfidardo è meritato, agli abruzzesi resta il rammarico di non aver interpretato la sfida come avrebbe voluto mister Di Fabio. Tra poco le interviste, andiamo a Teramo perché è finale, il Teramo vince ancora, vince battendo 1-0 la Juve Stabia, gol decisivo di Arrigoni che vi abbiamo dato in diretta e sale a quota 14 punti, Ania. Sì, Jacopo, finale dal Bonollis, quarta vittoria su 7 match giocati per il Teramo, che mantiene l'imbattibilità e continua anche il viaggio nell'alto classifica, dovrebbe essere secondo. La seconda, la formazione di Pace in questo momento dietro la Ternana, ennesima vittoria dunque per i biancorossi con il gol decisivo di Andrea Arrigoni alla prima marcatura, non solo di questo campionato ma anche in generale con la maglia del Teramo, da quando appunto si è aggregato, da quando ha vestito la maglia biancorossa. Come nel frattempo esce tra gli applausi del Bonolis, che stanno anche tributando il loro di saluto ai giocatori del Teramo. Ricordiamo che poi dal prossimo turno, anche in Serie C ovviamente, per effetto del DCM, si giocherà a porte chiuse. È tutto dal Bonolis, Teramo vince 1-0 sulla Juve Stabia. A te.
Grazie, grazie Ania. Allora, ennesimo successo del Teramo, che a questo punto, direttore, io prima di salutarti, perché ti chiedo del Teramo e poi soprattutto quali saranno i vostri prossimi passi a livello proprio strettamente sanitario, e poi ti ringrazio, ti saluto, ti ringrazio anche per averti rubato parecchio tempo della tua serata. Ti chiedo a questo punto, vediamo la classifica, ma il Teramo, signori, qui non stiamo parlando di una sorpresa, Dove può arrivare? Sicuramente sta portando un passo importante, però come gli ho detto prima, io credo che quando i campionati iniziano in una certa direzione possono proseguire qualora tu ne abbia le qualità e le possibilità, e il Teramo ce l'ha tutte, possano proseguire in quella direzione. Quindi sicuramente sulla carta è una sorpresa non vedere magari Catanzaro, Palermo da quelle parti, ma il Teramo certamente non è una sorpresa per quello che sta facendo. Ripeto, squadra giovane, una squadra che ha qualità e grande entusiasmo. Sono contento per Sandro Federico, che sta come sempre facendo un grande lavoro, e quindi mi auguro che rimanga il più a lungo possibile, perché no, fino alla fine da quelle parti. Direttore, l'ultimissima davvero, ti chiedo i prossimi step dell'Aprilia, ma non per far capire come una società di Serie D deve, che cosa succede ad una società di Serie D che si trova in questa situazione? Allora, quando trovi un positivo, devi ovviamente allertare la ASL, che prepara e predispone il protocollo. Tutti i tesserati, tutti i calciatori, staff, dirigenti che sono stati a contatto con la squadra fisicamente vanno in isolamento fiduciario per 10 giorni. Al termine di 10 giorni, che noi sono passati, e quindi vengono rifatti i tamponi a tutti quanti ovviamente, nella denegata ipotesi di ulteriori positivi, gli ulteriori positivi rimangono ancora in isolamento fiduciario fino alla volta successiva che verrà rifatto il tampone. Gli altri possono tornare ad allenarsi. Questa è in sostanza la situazione, e questo è quello che noi stiamo facendo, con la speranza, insomma, di poterci di poterci riallenare con l'esito del ciclo di tamponi di controllo che stiamo facendo, e speriamo di non perderne qualcun altro. Andrea, in chiusura una domanda per il direttore. Sì, cosa ha trovato di difficile in questo girone F, e se un punto in tre partite, nelle prime tre partite dell'Aprilia, a cosa è dovuto questo inizio così difficile? Poi c'è stato questo cambio in panchina con Fratena, penso, che è andato via il giorno prima della prima giornata di campionato, c'è stato l'avvento di Galluzzo. Ecco, cosa è successo in questo inizio di stagione e se si aspettava queste difficoltà? Ma guarda, io quest'estate sono stato un po' assente, tra virgolette, anche fisicamente, per motivi miei personali, familiari, eccetera. Quindi ho seguito un po' alla distanza il momento della costruzione della squadra. E purtroppo, la prima, proprio nell'immediatezza dell'inizio del campionato, c'è stata comunque questa decisione, sia per quanto riguarda l'allenatore che anche per l'allora direttore generale, che sono andati via, e siamo in fase di ricostruzione. Mi aspettavo di trovare qualche difficoltà, sicuramente, anche perché è un organico incompleto, ci stiamo muovendo proprio per cercare di completarlo. Abbiamo avuto giocatori fuori per parecchio tempo, ma non è che le assenze possono essere sicuramente un motivo di giustificazione. Però diciamo che siamo ancora un po' un cantiere, questo sì, perché numericamente siamo ancora da costruire. Il problema del Covid, purtroppo, con l'avvento del nuovo allenatore non ci ha permesso di poter lavorare come si dovrebbe, quindi questo sarà il nostro campionato: lottare fino alla fine per cercare di salvarci. Non ci aspettavamo nulla di più nemmeno all'inizio, però teniamo duro, cerchiamo di sistemare le cose, speriamo di essere meno sfortunati a trovare gente come Esposito che fa una cosa del genere e la mette sotto l'incrocio.
Grazie direttore. Grazie, direttore. Grazie a voi, un saluto e speriamo di vederci presto di persona. Speriamo. Speriamo. Ciao ragazzi. Speriamo davvero. Grazie, grazie al direttore sportivo dell'Aprilia Alessandro Battisti. Stefano De Gidio ancora. Allora Stefano, rivedendo le immagini, che impressione hai avuto della partita a posteriori? Ma ti dico che sinceramente già sapevamo che la partita era difficile, perché il Castelfidardo aveva fatto pochi punti, però aveva fatto grosse prestazioni, infatti così è stato. Ci ha messo sotto, ha avuto il pallino del gioco fin dall'inizio, noi non l'abbiamo saputo affrontare con il modo giusto, ci è mancata sicuramente un po' di cattiveria e quella non deve mancare mai. Però sicuramente ha meritato di più il Castelfidardo. Poi noi abbiamo avuto qualche occasione per pareggiarla. Nel video non si vede diciamo un presunto tocco di mano del difensore loro. Magari ci poteva stare anche il rigore, ma il calcio è questo, non ci attacchiamo agli episodi. Alla fine comunque hanno meritato loro, dai. Stefano Recanati invece, a te Stefano volevo chiedere, perché siccome tu da ovviamente con noi, ma soprattutto dalle colonne del quotidiano Il Messaggero, segui le sorti del Castelnuovo, volevo chiederti se ti aspettavi un passo falso a Castelfidardo. No, forse non mi aspettavo un passo falso così netto, ecco. Più avrei dato scontato forse un pareggio. Io avevo scritto che non era una partita facile, perché proprio il Castelfidardo aveva impattato in casa con il Campobasso, una delle squadre accreditate a vincere questo campionato, e sicuramente non era una partita facile. Però per quanto visto in queste settimane, per fatto vedere dal Castelnuovo, pensavo ad una prestazione più felice per la squadra di mister Di Fabio. Oggi si è visto che così non è stato, ha sofferto molto, si è fatto vedere poco in avanti, anche male. Non credo sia un campanello d'allarme, perché poi è la prima prestazione un po' negativa di questa formazione, però bisognerà trarre delle conclusioni da questa sicuramente partita un po' negativa. Assolutamente, assolutamente sì. Tra poco andiamo a sentire, anzi le sentiamo subito, le interviste del post gara, della gara di Castelfidardo. Ascoltiamo. Stiamo continuando, sono tre partite che stiamo giocando bene e facendo bene, creando occasioni da gol ogni partita, e anche se avevamo raccolto poco, perché comunque al Balonga dovevamo vincere una partita da vincere, l'abbiamo persa due domeniche fa con la squadra più forte secondo me del campionato, abbiamo fatto un buon punto, ma potevamo anche portarla a casa la posta piena, e oggi abbiamo fatto un'altra buona prestazione creando diverse situazioni per far gol, giocando anche un buon calcio per, come dici tu, una buona mezz'ora il primo tempo, dopo siamo orientati, abbiamo aggiustato qualcosina perché loro avevano cambiato qualcosa tatticamente, quindi abbiamo cambiato qualcosina negli spogliatoi, siamo ripartiti di nuovo forte il secondo tempo, infatti abbiamo trovato il gol. Ecco mister, sembra davvero lontano il Castelfidardo visto qui contro l'Aprilia, forse una delle partite più brutte degli ultimi tempi, e invece questa è una squadra completamente diversa, le ultime tre come ha sottolineato lei, e poi la prestazione di Braconi della linea 3 in avanti è quello che si sacrifica di più in fase di copertura anche. Sì, Lorenzo è quello che è più volenteroso, diciamo così, in fase di non possesso, quindi lo sfruttiamo anche per quello, è giovane, ha 18 anni, ha una carriera davanti che deve far bene, deve continuare a far bene, oggi ha avuto occasione anche per far gol, deve essere più bravo a sfruttarle, però ha fatto anche oggi una buona partita, diciamo da quando è rientrato lui, che poi è dopo l'Aprilia, ci ha permesso di poter giocare in modo diverso, abbiamo cambiato l'under, quindi il 2002 è un under importante in questa categoria e lui chiaramente è pronto, quindi con lui abbiamo potuto sviluppare il modulo un pochino più consono al nostro gioco, che piace anche a me di più. Mister Di Fabio, avete sofferto sin dall'inizio l'aggressività del Castelfidardo per 27 minuti nel primo tempo, insomma avete in pratica patito soprattutto sugli esterni. No, abbiamo
fatto la nostra partita, ma di fronte avevamo un avversario che aveva tanta voglia, tanta determinazione, forse anche più di noi, quella che noi non dobbiamo mai smettere di avere, e quindi ci ha messo in difficoltà. Alla fine l'abbiamo pagato nel secondo tempo, subito appena rientrati, con il gol che ci ha un po' tagliato le gambe, però pian piano ci siamo ripresi e alla fine abbiamo avuto anche le nostre occasioni per pareggiare questa partita. Ecco, comunque ci si aspetta, forse sono mancati alcuni uomini lì a centrocampo, Basilico, il ragazzino, insomma, ci si aspettava una prestazione diversa. No, ma i ragazzi danno sempre tutto, poi ci sono gli avversari che delle volte ti mettono in difficoltà. Basilico è un ragazzino che è il primo anno che gioca in queste categorie, quindi sicuramente è dall'inizio che gioca, se è anche un po' stanco, però sta facendo bene, dobbiamo dargli la croce addosso a Basilico per una prestazione assolutamente, ragazzo uscito che piangeva, ma fa parte del gioco, noi dobbiamo sapere che questo è un campionato che se non stai sul pezzo sempre ogni partita puoi vincere con chiunque, puoi perdere con chiunque, quindi oggi il Castelfidardo penso che abbia meritato la vittoria, peccato perché detto, alla fine abbiamo avuto la nostra occasione per pareggiare, siamo stati poco fortunati, però ci vuole un approccio diverso sicuramente nelle gare a venire. Ecco, un approccio diverso, io torno da Stefano D'Egidio, perché settimana scorsa, Stefano, noi avevamo fatto sentire il vostro mister che aveva detto beh, insomma, qualcuno comincia a vedere i risultati di chi ci sta sopra, ha vinto, ha pareggiato, ha perso, calmi tutti perché l'insidia è dietro l'angolo. Insomma, è stato purtroppo per il Castelnuovo sin troppo facile profeta. Sì, noi dobbiamo volare basso, non dobbiamo guardare a chi sta sopra, noi siamo una squadra abbastanza giovane, una matricola, dobbiamo affrontare gara dopo gara sempre al massimo, oggi non è stato così, i risultati infatti non sono venuti, dispiace, però sicuramente da martedì subito ci rimettiamo in campo e ci alleniamo alla grande per la sfida contro il Monte Giorgio domenica in casa. Peraltro Monte Giorgio, non so se hai visto che ha fermato il Notaresco, insomma squadra certo. che probabilmente in casa va meglio che in trasferta. Sì, ma noi ci abbiamo fatto un amichevole pre-campionato con il Monte Giorgio, buonissima squadra proprio lì da loro. Ma come ha detto il mister, mi riallaccio le sue parole, l'avversario è difficile da affrontare se non ci sei con la testa, se non ci sei con la cattiveria, con la determinazione, si vede domenica dopo domenica tutti i risultati. Il Castelfidardo sicuramente in casa darà fastidio a chiunque, ne sono certo. Posso chiederti adesso, andando un po' fuori dal binario, che cosa ne pensi del Teramo? Perché tu da lì vieni, insomma, dalla scuola biancorossa, te lo aspettavi questo inizio di campionato del Teramo? Ma sinceramente no, però ho visto che comunque le statistiche, cioè il Teramo prende pochissimi gol, magari la forza del Teramo quest'anno è proprio quella, l'anno scorso concedeva un po' di più, quest'anno ho visto che prende pochissimi gol, magari la mano del mister nuovo si sta dando i suoi frutti, e comunque sono contentissimo che si trova lì sopra. A Stefano Recanati chiedo di dare un giudizio, un voto e un giudizio dell'inizio di campionato di Stefano D'Egidio. Stasera mi avete messo in difficoltà, vi chiamate tutte e due Stefano, siete uno a fianco all'altro, ogni volta devo dire nome e cognome. No, credo la sufficienza piena anche
qualcosina in più, perché si è fatto sempre trovare pronto, soprattutto nella gara di domenica scorsa con l'Agnonese, un'altra partita non facile dove lui non partiva dall'inizio perché aveva dei problemi fisici, invece è entrato bene, poteva anche fare gol, peccato per quella azione sotto porta dove non ha concluso bene, poi si è guadagnato il rigore per far gol all'Oviso e poi hanno vinto la partita, quindi secondo me una sufficienza piena, anche qualcosina in più. Ringrazio. Allora, vediamo, tra poco vedremo anche il prossimo turno, però intanto noi facciamo una cosa, ci fermiamo per la pubblicità. Saluto Stefano De Gidio che è stato con noi, Stefano Recanati rimane ancora un po' con noi. Grazie Stefano, grazie ovviamente anche all'ufficio stampa, Roberto Marchione dell'ufficio stampa del Castelnuovo, ovviamente in bocca al lupo per il prosieguo del campionato, insomma, che vi vedrà andare a giocare contro il Monte Giorgio. Grazie Stefano per essere stato con noi. Grazie a voi, viva il lupo, buona serata. Grazie a Stefano De Giglio. Noi ci fermiamo per la pubblicità ultima volta questa sera, tra poco ci saranno anche, si siederanno a parlare i tesserati della Teramo Calcio, vedremo se faremo in tempo a farveli ascoltare, non cambiate canale, torniamo tra poco. Parte dell'Abruzzo del pallone, tra poco andremo a vedere il pareggio tra Agnonese e Vasto Girardi. Io ne approfitto per tornare da Stefano Recanati, perché Stefano, tu la settimana scorsa avevi commentato proprio Castelnuovo Agnonese, avevi detto attenzione perché l'Agnonese di oggi non è l'Agnonese delle prime giornate di campionato, e oggi ha fermato il Vasto Girardi, e quindi ti dobbiamo dare atto di averlo detto con una settimana di anticipo. Sei curioso di vedere che Agnonese è a distanza di una settimana? Andiamo, sì sì. Ce la vediamo, Agnonese Vasto Girardi, 1-1. Olimpia Agnonese Vasto Girardi per il derby dell'Alto Molise. Nell'annata calcistica precedente, alla vigilia del lockdown, Petrone d'Allegra i protagonisti dell'1-1, di nuovo l'una di fronte all'altra a distanza di 8 mesi, arco di tempo che ha portato a diversi mutamenti, gialloblu solidi e determinati per l'ottimo avvio di stagione. Agnone con l'assoluto bisogno di muovere la classifica. Intanto nel corso della settimana la nuova società granata ha provveduto al tesseramento degli attaccanti Mbuba e Spanò e del centrale difensivo Ante Melvan. A dirigere l'incontro il fischietto di Torre Annunziata del signor Manzo, primo atto di cronaca, percussione di Maniscalchi che entra in area. Guerra riesce nel proprio dovere, sul palo di sua competenza, la risposta geometrica dei gialloblu da Mercai, Camarà è gentile, la conclusione al lato è di Guida. Al 20° chance per Ruggeri che prova la mattonella, situazione che mancava da mesi alla Civitella. Landi riesce ad allungarsi, al 31° si prendono la scena gli juniores del Gaudio e Guerra, ammirevole destro a giro della punta granata, non è da meno la risposta dell'estremo 2002. Al 36° di nuovo Agnone sale in cattedra Obleac, ma il suo diagonale non influenza il parziale. Mercai dall'altra parte fa correre Guida che apre il piatto destro ma non indirizza lo specchio della porta, parziale ad occhiali. Dopo il duplice fischio nella ripresa mister Prosperi lancia l'orefice al posto di Pesce, proprio il nuovo entrato che prova la zampata sugli sviluppi di un calcio da fermo. Al 13° episodio che muta gli scenari, gentile superficiale nel disimpegno che mette fuori tempo il proprio portiere, Maniscalchi non deve far altro che depositare in rete l'1-0 dell'Agnone al suo secondo gol in campionato. 27° protestano i gialloblu che lamentano il tocco di mani di Cecci in area sulla giocata di Guida, per Manzo è soltanto corner. La truppa di Senigallesi prova a concedersi il bis con Amozu, tiro abbastanza debole, facile preda per Guerra. Al 90° ecco la beffa per i locali, Camarà la tocca, quel tanto che basta per Mercai che di testa batte Landi per l'1-1. Sono 5 i minuti di extra time, ci crede il Vasto Girardi con Guida che porta a spasso la difesa granata ma calcia sull'esterno della rete per quella che è l'ultima occasione. Muove finalmente la classifica l'Agnone, che resta però soltanto con il rammarico di non aver portato a casa l'intera posta in palio. Risultato soddisfacente anche per il Vasto Girardi, caparbio nel lottare e crederci fino alla fine. 1-1, peraltro dopo aver subito il gol dell'1-1. Andiamo a vedere ora il prossimo turno, con un quarto d'ora rispetto, e sarà contento Maurizio in regia, rispetto a quanto facciamo di consueto. Vediamo il prossimo turno, perché
Innanzitutto Stefano, a livello generale, poi entriamo nello specifico su quelle che si potranno giocare, quelle che già sono a rischio, poi lo vedremo. Che giornata ti aspetti dalle abruzzesi, ammesso che si giochi, Intanto ammesso che si giochi, ti riporto le parole che mi ha detto mister Di Fabio nella giornata di sabato. Ha detto: è una cosa il Covid che per adesso non ci ha toccati da vicino, però ci siamo andati vicino, quindi è difficile capire se si giocherà o meno, per ora si gioca. Tutti quanti ci aspettiamo che sia una giornata positiva per le squadre abruzzesi. Sicuramente non sarà facile, perché ormai le squadre si stanno conoscendo e saranno tutte battaglie. Eh sì, assolutamente sì. Oh, perché diciamo al netto del fatto che si giochi, Andrea? Perché quello che ci ha detto prima Alessandro Battisti è un iter che, lo vogliamo ripetere, complica non solo la partita in sé, ma anche le prossime. Esatto, e vengo anche al caso della Vastese. Allora, il direttore Battisti è stato chiaro: se c'è un caso di positività nel gruppo squadra, in una squadra di Serie D, la squadra di Serie D ferma le attività per 10 giorni e va in quei 10 giorni l'intero gruppo in isolamento fiduciario. Ma attenzione, al contrario di quanto accade tra i professionisti, non si può allenare il gruppo. Dopo questi 10 giorni di isolamento fiduciario vengono ripetuti i tamponi, e in quel caso sì, proprio perché c'è stato l'isolamento fiduciario, chi risulta positivo viene isolato dal resto del gruppo. I negativi possono riprendere ad allenarsi e poi successivamente a giocare. Quindi io posso dire già da ora che non c'è l'ufficialità, ballano alcuni giorni, però è a forte rischio Vastese Agnonese, perché se non ricordo male tra mercoledì e giovedì è stata data la comunicazione della Vastese del positivo nel gruppo squadra. Ora non so a livello ASL cosa risulta, se il giocatore in questione è stato diagnosticato come positivo di lunedì, di martedì, di mercoledì. Chiaramente se fosse di mercoledì, torniamo a mercoledì scorso, i 10 giorni scadrebbero, se non faccio male i conti, di sabato. Però da sabato a domenica come si fa a giocare? La squadra non si è mai allenata, quindi io penso che anche se ci fossero 1 o 2 giorni a disposizione per... Aspetta Andrea, che non ti sentiamo più. No, dicevo che anche se ci fossero 1 o 2 giorni potenzialmente disponibili per allenarsi, io penso che la partita con l'Agnonese molto probabilmente verrà anch'essa spostata in avanti. E c'è questo rischio anche per altre squadre, forse non per il Pineto, che è stato a contatto con... Però con la Cinzia Albalonga? Ecco, anche la Cinzia Albalonga, che dovrebbe giocare la prossima partita contro il Campobasso. Noi abbiamo saputo tramite il Giulianova della positività del giocatore della Cinzia praticamente ieri sera. Quindi se questa positività è arrivata in questo fine settimana, già possiamo dire che la prossima gara della Cinzia contro il Campobasso non si giocherà, se ci devono essere questi 10 giorni. Oh, peraltro la Priglia deve ripetere i tamponi, sperando che, faccio l'esempio della Priglia, perché è quella che ha più gare da recuperare, è il caso più, tra virgolette, quello più impattante. Ammesso che quando rifarai i tamponi siano tutti negativi. Beh, sì, si spera no, che ci siano. No, dico, altrimenti si ricomincia da capo. No, da quello che ha detto Battisti, i negativi riprendono l'allenamento e possono poi giocare. I positivi restano isolati e faranno tamponi successivamente. Okay. Però altrimenti veramente non si gioca più. Se dovessero uscire, perché qual è la differenza? È che nel frattempo i giocatori non si sono allenati, quindi diciamo che le eventuali positività sono maturate, ma non hanno contagiato gli altri del gruppo, perché ogni giocatore è rimasto in isolamento fiduciario a casa, nel proprio domicilio. Quindi poi in quei giorni non si sono sviluppati ulteriori contagi, quindi quelli che emergeranno come positivi resteranno isolati, ma non avranno potuto contagiare i compagni. I negativi riprendono ad allenarsi e poi anche a giocare. Quante chance dai a questo campionato di arrivare alla fine?
Beh, è così, è difficile perché i recuperi si vanno, diciamo così, ad accumulare. E le finestre cominciano a scarseggiare, dipende poi anche da quello che sarà l'evoluzione epidemiologica, ed è anche chiaro che però per le squadre di Serie D sostenere queste spese, dover sottostare a questo tipo di protocolli, probabilmente ci si affida al caso. Se statisticamente ci saranno diversi casi, sarà molto complesso a portare a termine il campionato. Se invece i casi dovessero diminuire, a quel punto ci sarà il tempo anche di effettuare i recuperi, però francamente è difficile in questo momento ipotizzare che questo campionato vada a termine perfettamente con le giornate paventate entro i tempi dovuti, se poi i contagi dovessero crescere e dovesse essere ancora più difficile gestire tutti i recuperi che si ammasseranno. Stefano, stessa domanda per te. Sì, sicuramente non è facile perché nelle condizioni in cui siamo adesso, in cui è tutta l'Italia, difficilmente non potrà accadere di vedere altri positivi, e quindi c'è la possibilità anche di fermarsi, come sta succedendo nei campionati dilettantistici anche minori, per esempio la Serie D dilettantistica. Però, come diceva il direttore Battisti, qui siamo quasi al professionismo, e quindi comunque si continua a giocare per adesso, ma se sarà impossibile, visto come diceva Andrea, anche con l'abbassamento dei recuperi, sicuramente si andrà verso uno stop. Ci andiamo a vedere il gol di Andrea Rigoni, che ha deciso la gara del Bonolis tra Teramo e Juve Stabia. Eccolo qua, si vede un po' non benissimo, però insomma, no, si vede bene. Eccolo qua il pallone che viaggia sulla destra, Pinzauti per Arrigoni, controllo e botta di sinistro. Beh, super gol. Allora, Tomei impietrito. In una stagione come quella dello scorso anno, questo tiro finiva sulle, sulla ferrovia. Quest'anno, con questa fiducia, Pinzauti fa gol in sforbiciata al volo e Arrigoni da 25 metri tira fuori una traiettoria incredibile, perché al di là del tiro forte, ma ha una traiettoria arcuata e carica d'effetto che lascia Tomei proprio impietrito. Sono due stati mentali diversi, quello dello scorso anno e quello di quest'anno, e Arrigoni in particolare, perché Arrigoni era tra le più grosse delusioni dell'ultimo campionato. Ora è un giocatore rinato che tira fuori anche un gol di questa straordinaria fattura. Sono due stagioni completamente diverse, e sottolineo ancora una volta il primo esultante, quello che arriva prima è sempre Massimo Paci. Anche nelle partite precedenti lui esulta, ma lo fanno tutti gli allenatori, però come corre incontro al gruppo ed è quasi sempre il primo tra i primi ad arrivare sull'esultante, e questo fa capire anche il tipo di gruppo che c'è a Teramo. Se ricordate il gol di Santoro col Palermo, anche il gol del raddoppio di Di Francesco, il gol di Costa Ferreira a Monopoli, Paci scatta come una molla e va verso il giocatore che ha esultato. Eh sì, Teramo che tornerà in campo non domenica ma sabato in trasferta contro la Vibonese, buonanotte, contro la Paganese alle ore 15, e dunque è un anticipo. Questo è il quadro del prossimo turno, in cui riposerà una delle big di questo campionato, che è l'Avellino. Da questo punto da vedere anche il Palermo, perché sono 19. Non è semplice, è chiaro. Beh, che qui parliamo di un campionato professionistico, ma insomma 19 non è che ci sono rose da 30 giocatori, bisogna vedere anche le finestre a questo punto per eventuali recuperi. Prima ci avevano scritto quando si recupera il Teramo Foggia, che però col Covid non c'entra niente, il 18 novembre. No, poi anche qui da capire, perché in Lega Pro come anche in Serie B c'è la facoltà per una squadra che abbia più di 8 giocatori positivi di chiedere, fare istanza e chiedere il rinvio della partita. Le gare precedenti sono state rinviate però non su istanza di una singola società, ma su decisione della Lega Pro, che ha visto la situazione e ha optato per il rinvio. Però tecnicamente il Palermo avrebbe
da come capisco, un jolly da spendere, e dopodiché se dovessi avere non 13 giocatori a disposizione, prenderebbero 0-3 a tavolino. Ma ripeto, c'è ancora un bonus penso da spendere, e comunque la Lega Pro può decidere lei stessa di rinviare una partita se ci sono le condizioni. Ad esempio Catanzaro-Palermo era stata già rinviata al 4 di novembre. Certo, vediamo intanto le partite che si stanno giocando, perché a proposito di Paganese, un po' a sorpresa, la Paganese sta vincendo il scontro tutto campano 0-2 in casa della Turris. La Viterbese è in vantaggio a Vibo contro la Vibonese, Teramo-Juve-Stabia è finale. E poi domani alle 21, bellissima partita, anche se il Bari parte favorito contro il Catania, riposa il Bisceglie invece per la Viterbese, che è arrivata a Vibo in piena notte con tutta quella disavventura partita ieri. Sì, è vero, è vero. Questa è la settima giornata, ovviamente la prossima, come detto, Paganese Tera. Noi siamo in chiusura, incredibilmente, vabbè, ma stasera non c'era tantissimo da farvi vedere, speriamo di avervi tenuto compagnia. Gli appuntamenti con la nostra emittenza, soprattutto per quello che riguarda lo sport, domani sera c'è il replay, un replay, Andrea, ovviamente, di Enrico Rocchi, che si preannuncia infuocato. Certo, Pescara tornerà in campo peraltro sabato pomeriggio a Parma per la Coppa Italia, ma le attenzioni sono tutte su questo inizio pessimo di campionato. Comunque si va avanti con Oddo. Domani ci sarà il responso su Mirko Drudi, che si sottoporrà agli esami strumentali, però si teme un infortunio molto serio che lo dovrebbe tenere lontano per mesi, però insomma domani ne sapremo di più. Ovviamente sintonizzatevi su replay. Bellanova è tornato negativo, quindi torna a disposizione di Massimo, e questa è una buona notizia, certo, perché l'esterno insomma è mancato dopo la pausa con le nazionali. Oddo praticamente non l'ha avuto più. Martedì sera ovviamente torniamo per parlare di Teramo, in questo inizio davvero strabiliante della formazione biancorossa. E poi ovviamente tutti gli appuntamenti giovedì, con l'appuntamento con Velo. Oggi si è concluso il Giro d'Italia con la vittoria di Gegenhardt nella cronometro finale, che vedeva opposto il britannico della Ineos Grenadier contro Jay Hindley, che è vero che è australiano, ma noi sentiamo anche un po' abruzzese, perché qui in Abruzzo è diventato un ciclista professionista con Umberto Di Giuseppe. Io sono uscito dall'inquadratura, mi ero avvicinato per guardare meglio, ma se mi togliete le immagini è chiaro che sono fuori inquadratura. Niente, va bene, eccole qua le immagini di Jay Hindley, che ci ha provato, non era semplice. Gegenhardt è andato molto molto più forte di lui, 39 secondi in 15 km, e vabbè. Purtroppo è così, ne parleremo ovviamente giovedì sera. La vittoria di tappa è andata a Filippo Ganna, che ha fatto poker, ne ha vinte 4. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie a Stefano Recanati, ciao Stefano. Ciao a tutti, ciao. Grazie, Andrea, a Maurizio Daguin, regia, grazie a voi che ci avete seguito. L'Abruzzo del Pallone invece torna domenica prossima a 19:30, TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.